Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato la mozione che chiede all'esecutivo nazionale e a quello regionale di attivare azioni per la riqualificazione e innovazione del sistema produttivo manifatturiero del territorio di Terni e Narni. Ce ne parla in questo servizio Marco Paganini. Attivare ogni iniziativa e strumento di politica industriale disponibile sul piano nazionale e della programmazione dei fondi strutturali comunitari, comprese le procedure per il riconoscimento dello stato di crisi complessa per affrontare la crisi che ha colpito il territorio di Terni e Narni. E questa è la richiesta contenuta nella mozione approvata dall'Assemblea Legislativa con l'astensione dei gruppi di centrodestra. Il documento, firmato dai consiglieri Stufara, Rifondazione Comunista, Mariotti, Galanello e Locchi, Partito Democratico, Dottorini, Italia dei Valori e Buconi, Socialisti, mira al rilancio, alla riqualificazione e all'innovazione del sistema produttivo e manifatturiero anche attraverso l'attivazione della procedura per il riconoscimento da parte del Governo nazionale dello stato di crisi industriale complessa. La mozione, illustrata al Consiglio regionale Damallio Mariotti, richiama il giudizio negativo espresso dall'Aula rispetto al piano industriale della ThyssenKrupp ed evidenzia la necessità di mettere in atto un intervento organico e incisivo per rilanciare ed innovare il sistema produttivo e manifatturiero quale condizione fondamentale per riaprire una prospettiva espansiva all'apparato industriale dell'Umbria e contribuire al sostegno di quello dell'intero paese. Per le opposizioni, i consiglieri Raffaele Nevi, Forza Italia, e Alfredo De Sio, Fratelli d'Italia, hanno spiegato il voto di astensione facendo riferimento alla necessità di un diverso approccio alla questione e all'ostilità a bandiere ideologiche utilizzate da alcuni solo per avere visibilità. Sì alle indennità di esclusività per i medici che lavorano soltanto per il Servizio Sanitario Regionale Umbro. L'Aula di Palazzo Cesaroni approva a maggioranza la mozione firmata dai consiglieri regionali di opposizione. Il servizio di David Mariotti Bianchi. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha approvato con 14 voti favorevoli Forza Italia, Nuovo Centrodestra, Fratelli d'Italia, Lega, UDC, Brega e Smacchi del PD, Buconi e Carpinelli del PSI, Brutti dell'IDV e 11 astenuti, Chiacchieroni, Galanello, Riommi, Bracco, Cecchini, Cintioli, Mariotti, Locchi e Bottini del PD, Stufara del PRC e Rometti del PSI, la mozione firmata dai consiglieri regionali d'opposizione sul mancato riconoscimento dell'indennità di esclusività ai medici del Servizio Sanitario Regionale. L'Aula ha votato direttamente in quanto nella precedente seduta, quella del 4 agosto, l'atto era stato rinviato per mancanza del numero legale. Maria Rosi, Nuovo Centrodestra, che aveva illustrato in Aula la mozione, si è detta soddisfatta per il voto positivo dell'Assemblea e ha sottolineato la forte spaccatura che si è prodotta nella maggioranza. Con il voto di oggi, ha detto, il Consiglio dimostra la propria vicinanza ad una categoria che, lavorando in silenzio, tiene alto il livello della sanità umbra. Il Consiglio invita così la Giunta a riconoscere quanto dovuto ai medici del Servizio Sanitario Regionale, che lavorano in esclusività, così da evitare un aggravio ancora maggiore a carico della collettività. Già altre regioni come la Toscana e le Marche hanno deliberato in merito e anche l'Umbria l'aveva fatto nel 2010. Vista l'importanza della tematica, ha concluso Rosi, ci auguriamo che questa mozione non venga utilizzata come strumento elettorale, facendo slittare il pagamento a ridosso delle elezioni. Approvate nuove norme per agriturismi, fattorie didattiche e agricoltura sociale. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il disegno di legge d'iniziativa della Giunta concernente nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali, che riordina e disciplina l'avvio e l'esercizio delle attività, stabilendo criteri, limiti, procedure amministrative e attività di controllo. Nell'atto sono confluiti molti degli spunti derivanti da altre proposte di legge d'iniziativa consiliare, quella di Sandra Monacelli sulla disciplina delle attività agrituristiche, quella di Andrea Smacchi e Luca Barberini e un'altra ancora del presidente della seconda commissione Gianfranco Chiacchieroni, tutte in materia di agricoltura sociale e infine, sempre sulle norme in materia di agricoltura sociale, quella dei consiglieri Dottorini e Brutti.
Per quanto riguarda l'agriturismo, viene modificata la normativa vigente sotto l'aspetto urbanistico, amministrativo, igienico-sanitario. Viene puntualizzato e chiarito il concetto di prevalenza delle attività agricole rispetto a quelle agrituristiche. Sono stabiliti limiti minimi certi per la somministrazione di prodotti aziendali: 30% di produzione propria, 55% di produzione regionale, solo il 15% potranno essere prodotti di altra provenienza. Viene anche specificato che l'azienda agricola che esercita attività agrituristiche non può esercitare altre tipologie di ospitalità e di ristorazione. Per quanto riguarda le fattorie didattiche, a oggi circa 140 aziende agrituristiche svolgono questa attività, si è provveduto ad aggiornare la normativa. L'attività sempre connessa all'agricoltura potrà essere destinata non soltanto a scolaresche, ma anche a famiglie, associazioni, gruppi di interesse nell'ambito di una sola giornata o in più giornate, prevedendo quindi anche l'alloggio e la somministrazione dei pasti. Le fattorie sociali punteranno all'inclusione socio-lavorativa di soggetti appartenenti alle fasce deboli o comunque svantaggiati, disabili, fornitura di prestazioni di servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi. Il riconoscimento di fattoria sociale potrà essere chiesto dalle imprese agricole, imprese e cooperative sociali autorizzate o accreditate per i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari o che abbiano stipulato accordi di partenariato con durata almeno quinquennale con enti locali, organizzazioni di utilità sociale o cooperative sociali. La proposta prevede che la Regione dia priorità nei procedimenti di assegnazione di terreni demaniali per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale. Consolidare il ruolo dell'aeroporto e collegare servizi regionali ordinari con la rete dell'alta velocità. Illustrata in seconda commissione la parte infrastrutturale del nuovo piano regionale dei trasporti 2014-2024. Integrazione dell'Umbria nella grande rete delle regioni d'Europa, nuovi ruoli nel sistema delle regioni dell'Italia centrale, modelli sostenibili di mobilità a livello regionale. Partono da qui le linee programmatico-progettuali del nuovo piano regionale dei trasporti 2014-2024, la cui parte infrastrutturale è stata illustrata in seconda commissione, presieduta da Gianfranco Chiacchieroni, alla presenza dell'assessore regionale dei trasporti Silvano Rometti e dell'ingegnere Stefano Ciurnelli, che ne ha curato la stesura. Il piano, che verrà trattato in un unico programma con quello di bacino, avrà validità di 10 anni, con start-up quadriennale e periodi di revisione e monitoraggio triennali. Per quanto riguarda la modalità aerea, si punta al miglioramento dell'accessibilità ferroviaria all'aeroporto di Roma Fiumicino, ad affermare il ruolo dell'aeroporto San Francesco all'interno del bacino Centro Italia, sia come scalo vocato al traffico turistico e business, sia come scalo sussidiario rispetto al sistema aeroportuale di Roma per il traffico low cost. Gli obiettivi previsti per la modalità ferroviaria riguardano il miglioramento dell'accessibilità alla rete alta velocità da parte del bacino centro-settentrionale dell'Umbria, attraverso la realizzazione di una fermata nel tratto Roma-Firenze a sud di Arezzo, del collegamento ferroviario verso il nodo alta velocità di Roma, dell'accessibilità all'aeroporto San Francesco da parte del bacino regionale da e per Roma-Firenze, l'accessibilità verso l'hub aeroportuale di Roma-Fiumicino. In merito alla modalità stradale, si punta a migliorare l'accessibilità alle reti centrali transeuropee di trasporto terrestri e marittima, migliorare le caratteristiche prestazionali e di sicurezza della rete stradale di interesse nazionale, affermare il ruolo della piattaforma logistica Umbra come sistema a servizio di tutto il bacino del Centro Italia, garantire adeguati livelli di fluidità e di sicurezza della viabilità primaria in corrispondenza del nodo di Perugia. Illustrata in terza commissione la proposta di regolamento per le strutture di accoglienza a persone adulte in situazione di disagio e marginalità sociale. È arrivata in Commissione Sanità e Servizi Sociali la proposta della Giunta per un regolamento sulle strutture a carattere residenziale rivolte a persone adulte in situazione di disagio e marginalità sociale, strutture già presenti in Umbria ma prive di autorizzazioni e regolamentazione. Saranno distinte in comunità di accoglienza sociale, che sono residenze a bassa intensità assistenziale e con bassa complessità organizzativa, e strutture di pronta accoglienza, strutture residenziali caratterizzate da elevata flessibilità organizzativa, adatte a soddisfare in modo immediato e temporaneo i bisogni
bisogni primari di soggetti adulti privi del supporto di una rete familiare adeguata, anche con figli minori al seguito. In queste ultime strutture la durata della permanenza non potrà essere superiore a 90 giorni, salvo non venga prevista una permanenza maggiore, regolata da accordi istituzionali, mirata a consentire il completamento del percorso di recupero sociale. I requisiti richiesti sono camere da letto singole, doppie e triple, zona pranzo e soggiorno, cucina e dispensa, un servizio igienico ogni 4 ospiti. Se la struttura ospita adulti con figli minori, anche per loro devono essere previsti spazi idonei. Il massimo di ricettività è fissato in 30 persone per ogni struttura, figli compresi. Il presidente della commissione, Massimo Buconi, ha disposto un'audizione pubblica aperta a tutti i soggetti interessati. Tutela del consumatore attraverso informazione e educazione. Previsti nuovi e più severi criteri per il riconoscimento delle associazioni. Sì della seconda commissione al disegno di legge della giunta regionale. Ce ne parla Alberto Scattolini. Con 3 voti favorevoli dei commissari di maggioranza presenti, Chiacchieroni, Locchi, Mariotti del PD, e 3 astenuti dell'opposizione, De Sio, Fratelli d'Italia, Rosi, Nuovo Centrodestra e Nevi Forza Italia, la seconda commissione consiliare, presieduta da Gianfranco Chiacchieroni, determinante il suo voto, ha dato il via libera al disegno di legge della Giunta regionale che detta nuove norme per la tutela dei consumatori e degli utenti e che va ad adeguare l'attuale disciplina dettata dalla legge 34 dell'87, che verrà quindi abrogata. Si punta ad individuare strumenti a sostegno di interventi di informazione ed educazione del consumatore attraverso misure ed azioni utili ad aprire un nuovo dialogo tra regione e consumatori e quindi con le associazioni. Prevista l'istituzione del registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dove per farne parte ed avere il riconoscimento dalla regione ed usufruire così dei fondi destinati, le associazioni dovranno disporre tra l'altro di un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille dei residenti in Umbria, distribuiti in almeno 7 comuni. Obbligatoria sarà la presenza di almeno 4 sportelli sul territorio regionale, gestiti in maniera autonoma o coordinata tra più associazioni, ed ogni sportello dovrà essere aperto almeno una volta a settimana. Altra realtà sarà la consulta regionale dei consumatori e degli utenti, della quale faranno parte l'assessore regionale competente in materia, che la presiede, rappresentanti di ogni associazione iscritta, delle camere di commercio, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio, industria, artigianato ed agricoltura, delle CAL, dell'Università degli Studi di Perugia, dell'Università per Stranieri, dell'assessorato regionale competente per materia. Altra novità, la partecipazione dei cittadini al sistema di controllo di qualità dei servizi pubblici locali. Presentata a Palazzo Cesaroni la 6ª edizione ed è il Sentiero di Francesco, pellegrinaggio di 3 giorni che ripercorre l'itinerario di San Francesco da Assisi a Gubbio, compiuto nell'inverno tra il 1206 e il 1207. Anche quest'anno, per la 6ª volta, nei primi 3 giorni di settembre, si è svolto il pellegrinaggio Il Sentiero di Francesco, lungo l'itinerario che va da Assisi a Gubbio, nella maniera in cui l'ha effettuato il santo nell'inverno tra il 1206 e il 1207, dopo la rinuncia all'autorità paterna e la spoliazione. Un evento presentato in anteprima a Palazzo Cesaroni di Perugia, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, promosso dalle diocesi di Assisi, Nocera, Gualdo e Gubbio, d'intesa con le famiglie francescane e con il sostegno della Regione, della Provincia di Perugia e delle amministrazioni comunali di Gubbio, Assisi e Valfabbrica. Nella prima giornata, percorsa una distanza di 14,5 km, con partenza da Assisi e arrivo nel tardo pomeriggio a Valfabbrica, con la prima sistemazione per i pellegrini nei luoghi deputati all'alloggio. Nel secondo giorno, tappa di 20 km da Valfabbrica, con partenza dall'abbazia di Santa Maria Assunta, pranzo al sacco con visita alla chiesa di Caprignone e arrivo in serata a Vallingegno. Terza e ultima tappa, altri 14 km dall'abbazia di Vallingegno alla chiesa di Santa Maria della Vittoria a Gubbio, che fu il luogo dell'incontro tra San Francesco e il Lupo.
un cammino anche interiore, ha sottolineato il vescovo di Gubbio Mario Ceccobelli, nel segno della riconciliazione con se stessi ma anche con gli altri, compresi i lupi di questi tempi difficili, seguendo l'insegnamento del santo. L'evento non si esaurisce con i 3 giorni di pellegrinaggio. Presso l'abbazia di Vallingegno è stata accesa la fiamma del benessere per iniziare una serie di incontri su tematiche inerenti alla nutrizione e la lotta alla fame nel mondo. Dalla 28ª edizione di Gubbio Città del Benessere a Millennium Goal, iniziativa delle Nazioni Unite per la lotta alla povertà estrema, quella di chi vive con meno di un euro al giorno. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda su tutte le emittenti televisive della regione ed è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, consiglio.regione.umbria.it, e sempre in rete anche su YouTube. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci.